No, allora, una buona stagione a tutti. Speriamo di levarci delle altre grandi soddisfazioni come l'anno scorso, dai. Comunque è un onore anche vestire la fascia da capitano in questa società, una società comunque riconosciuta in tutta Italia come una delle migliori società italiane, è una società storica, succedo comunque a dei capitani importanti qui, Matteo Soragna, Tommo l'anno scorso, se non ricordo male anche Frosini, quindi comunque giocatori importanti che sono passati da qui, quindi sono felicissimo, spero di continuare a dare l'esempio come ho fatto l'anno scorso a tutti i ragazzi giovani che BLA, e quindi si cercherà di lavorare nel miglior modo possibile. Quando si mantiene il gruppo, il fulcro principale rispetto all'anno scorso, è anche più facile inserire gli altri ragazzi. Adesso ovviamente il lavoro c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi dobbiamo cercare di integrare al meglio BJ, Domenico, Marzaioli e Tommy, perché così io penso che la nostra crescita è dovuta proprio alla crescita del gruppo e alla crescita dei giovani, perché l'anno scorso abbiamo fatto il salto di qualità quando Matteo, Chillo, Eric, Niccolò sono migliorati, e quest'anno dovranno farlo ancora di più e più di nuovi innesti. Il campionato si avvicina, subito pronti via il derby contro Torino, quest'anno ci sarà anche l'Euro Challenge, insomma un inizio già infuocato, i tifosi non vedono l'ora, voi? Ma sicuramente noi ci stiamo preparando al miglior modo possibile, pensiamo partita dopo partita, per arrivare il 5 ottobre contro Torino. Dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile a livello fisico, tecnico e mentale, perché noi non abbiamo niente da perdere, loro hanno costruito la squadra per vincere, è un dato di fatto, quindi noi siamo tranquilli, ovviamente vogliamo fare bella figura e ci prepareremo al meglio per questa sfida.